Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per essere intervenuti e ci fa molto piacere vedere una platea così piena. Da qui davanti ci sono dei posti liberi, quindi chi vuole avvicinarsi lo faccia e così siamo più vicini. Nel frattempo che stiamo aspettando si risolva un piccolo problema tecnico, io cerco di introdurre questa giornata. Presento l'iniziativa. Oggi noi ci occupiamo della professione del geometra fiscalista, una professione che mi raccontano antica quanto il mondo, ma che oggi si avverte l'esigenza di rivalutare e rilanciare, perché appunto avremo da qui ai prossimi mesi o nei prossimi anni tante incombenze come singoli, come famiglie, come piccole imprese, da aver senz'altro bisogno di questa figura di professionista che raccoglie in sé funzioni diverse. Siamo abituati a pensare al geometra come al professionista che disegna, che serve un lavoro di costruzione, ma tutti noi, vista anche la diffusione che ha la proprietà privata di terreni, soprattutto di abitazioni nel nostro paese, abbiamo bisogno poi anche di una consulenza sul lato fiscale. Allora, noi quest'oggi abbiamo un panel di relatori molto ricco che ci cercherà di illustrarci sotto vari aspetti il ruolo di questa figura professionale che va appunto sempre più accreditandosi e meglio formandosi, la necessità di, migliorarne senza dubbio la formazione. Questo incontro è stato organizzato dal Comitato Interregionale dei Geometri della Campania e del Molise e dal Collegio Geometri Laureati di Salerno. È promosso da CSC Group e dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. Passo a presentarvi i relatori che sono al mio tavolo. Avremo una prima fase di saluti istituzionali e introduzione in pillole, lo dico sin da ora a chi è seduto qui con me al tavolo, perché dovremo essere molto rapidi visto il numero degli interventi. Quindi avremo una prima fase di saluti, di introduzione di temi. Io darò la parola in primo luogo a Ezio Piantedosi, consigliere nazionale dei geometri e dei geometri laureati. Poi avremo il saluto del geometra Diego Buono, vicepresidente della Cassa dei Geometri. Seguirà l'intervento, l'introduzione del dottor Antonio Santososso, presidente del Comitato Interregionale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Campania e del Molise. E poi un saluto di Francesco Amendola, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Salerno. Mi fermo per il momento qui, nel senso che potrei continuare a presentare tutti gli altri, ma lo facciamo in due tappe per non annoiarvi e entrare subito nel vivo delle nostre questioni. Quindi do la parola a Ezio Piantedosi, che è il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri, Laureati, a cui chiederei di farci una velocissima panoramica dei temi che sono sul tavolo dei rappresentanti di questa categoria, a partire dalla riforma delle professioni di cui ormai da tanto tempo parliamo e nel cui ambito probabilmente si inserisce anche il ruolo, la funzione, il riconoscimento del geometra fiscalista. Buongiorno a tutti, grazie dottoressa dell'introduzione, un grazie ovviamente agli organizzatori
al Comitato Regionale Campano e Campania e Molise, perché ne abbiamo un Comitato Interregionale, al Presidente Amendola che rappresenta il Collegio dei Geometri di Salerno, padrone di casa, e un grazie ovviamente a tutto il partner di relatori che è qui, e un grazie al nostro partner, al CSC Group, oltretutto diciamo a me che stamattina tocca anche il ruolo di portare i saluti del nostro presidente Fausto Savoldi, che si scusa con voi, si scusa con gli organizzatori per l'assenza, ma c'era uno dei tanti impegni che sono nati da uno degli argomenti di cui faceva cenno la nostra moderatrice, ed è quello della riforma delle professioni, che sta attanagliando un po' tutte le categorie, sta premendo affinché ci sia un'evoluzione di queste nostre figure professionali, che non è che ci abbia visti impreparati, ma che comunque impone ritmi e cadenze notevoli per cercare di portare avanti quella che è un'imposizione normativa nata con il decreto sviluppo dell'agosto 2011, che prevede un adattamento delle professioni storiche, non solo quelle tecniche, ad una serie di condizioni che nascono dall'idea di liberalizzare questo mercato, alle quali noi ci stiamo adeguando e alle quali stiamo cercando di dare delle risposte. La nostra è una professione storica, è una professione che sapete è nata oltre 80 anni fa, però noi oltre a guardare indietro cerchiamo di guardare sempre avanti, e quindi abbiamo colto l'occasione di questa riforma, ma abbiamo colto l'occasione di tante innovazioni normative per cercare di dare impulso, per cercare di creare i presupposti per i nostri iscritti, per cercare di individuare ambiti professionali nuovi per la nostra categoria, e da questo nasce anche la partnership con il CSC Group, quindi con il loro entusiasmo, con la loro capacità propositiva, ci stanno lanciando anche in questo mondo del geometra fiscalista. Oggi parleremo di questo, parleremo di fiscalità locale, e noi abbiamo accolto con piacere questo aspetto della vicenda, perché tanti di noi, non so chi tra il nostro pubblico segue questa materia da anni, comunque a livello forse non proprio principale ma collaterale, ha fatto un po' di assistenza fiscale al proprio cliente, alla persona che si è portata al proprio studio, fornendo una serie di servizi che noi adesso vogliamo mettere a regime, vogliamo mettere a sistema, vogliamo inserire in questo network nel quale il Consiglio Nazionale ha un ruolo determinante, con il nostro collega Giuseppe Foresto, che vedrete dopo farà anche da relatore, ma soprattutto per fornire gli strumenti operativi affinché il collega, il geometra da qualsiasi punto d'Italia, possa fornire questo servizio. Noi su questo, come Consiglio Nazionale, abbiamo puntato da tempo, abbiamo dato vita ad una serie di associazioni in vari settori, molti di voi ne fanno parte, e una di queste iniziative è stata proprio creare un'associazione che si interessasse anche di questo aspetto, della fiscalità locale, dell'assistenza al geometra, come creando appuntamenti informativi come questo, illustrativi di queste iniziative, creando l'occasione anche di coinvolgimento di relatori autorevoli, come ne vogliono gli altri, ma noi qui abbiamo il dottor Brunello e il dottor Proietti, che sono riferimenti nazionali in questa materia, e io come consiglio, come rappresentante del Consiglio Nazionale, li devo ringraziare per la puntualità con la quale hanno aderito a questo nostro invito, che ci danno l'occasione di capire meglio, di allargare il nostro scenario conoscitivo in questa materia, per fare quello che secondo me è per portare avanti quello che secondo me è un dovere da parte nostra come rappresentanti di categoria, ma anche un dovere da parte di ogni iscritto, e cioè cercare di formarsi, cercare di entrare nei meandri di una materia che può anche non essere quella di cui abbiamo
avuto, diciamo, che non abbiamo praticato tutti i giorni, ma che comunque potrebbe essere una materia di grande sviluppo per il nostro studio. Perché? Perché voi avete visto la nuova fiscalità al minimo, la possibilità di essere anche legittimati ad essere centri di raccolta per tutto quanto riguarda le dichiarazioni fiscali dei cittadini, inserendo queste attività in un processo di quello di assistenza globale che noi facciamo al nostro cliente, lo facciamo da sempre e puntiamo a farlo anche in futuro, perché siamo convinti che solo riuscendo a dare queste risposte puntuali e professionali, possiamo far sì che, al di là di tutti i tentativi di pressione che possano esserci verso queste nostre professioni, al di là dell'appetito che può far nascere questo mercato che noi abbiamo da sempre, noi possiamo essere in grado di non solo difendere le nostre posizioni, non solo essere sempre riferimento per i nostri clienti, ma soprattutto per ampliare questi ambiti e questi spazi. E allora con piacere abbiamo sposato l'iniziativa propostaci dal CSC, stiamo portando avanti questa forma di associazionismo che tende a creare questo network, questa sinergia tra tanti attori di questo processo, e con piacere abbiamo visto che c'è stata questa risposta da parte dei colleghi campani che ci confortano e ci danno impulso per proseguire su questa strada. Grazie. Purtroppo ci sono i colleghi che non vivono momenti felici,
Da quest'anno sarete tutti quanti assicurati anche per l'LTC, la non terra, che sarebbe la non autosufficienza. Nel caso in cui per qualche motivo, per qualche incidente o per qualche natura, vi ripeto, incrociamo le dita, non auguro a nessuno, ma anche in quel caso sarete assicurati per, in questi casi. L'ultima informativa pure che volevo dare, più che informativa volevo salutare tutta la platea che già l'avevo fatta all'inizio, ma anche i miei iscritti di Napoli, visto che sono anche presidente del collegio di Napoli. Mi è dovuto fare questo saluto ai miei iscritti, a tutta la platea e anche a tutti gli altri presidenti della Campania e del Molise, che stiamo vivendo un momento di molto di lavoro veramente, poi parlerà sicuramente il nostro presidente del comitato interregionale, molto proficuo, quindi i saluti miei vanno a tutta la platea. Grazie. Ad esempio in passato la gestione del catasto, insomma quanto lavoro ci sarà con le regioni nei prossimi mesi in Campania. Allora, buongiorno a tutti, grazie dottoressa, devo fare la presentazione, mi ha presentato come dottore, ma sono semplicemente giovane, voglio rassicurare tutti. Ringrazio il CNG per aver accolto l'invito, la CSG Group e tutti i relatori oggi presenti qui, ovviamente i presidenti dei sei collegi provinciali della Campania e del Molise, i consiglieri presenti e tutti quanti gli iscritti. Prima mi faceva domanda la dottoressa il problema del catasto in Campania e quindi l'opportunità che potrebbe ancora dare a questo settore la nostra categoria. Io credo che dopo il problema delle case fantasma e delle reti del presunto che sono state anche attribuite dall'agenzia del territorio, anche in alcune province della nostra regione, in collaborazione con i collegi comunali dei geometri, non nella mia provincia, ma so che in altre province è stata attuata questa convenzione e che ha prodotto sicuramente, credo, spero, buoni risultati. Però dopo aver fatto questo lavoro, ovviamente, bisogna adesso accatastarli realmente questi fabbricati e bisogna accatastarli bene, al di là dei vari errori che possono essere fatti grossolani, perché ovviamente chi se è andato a fare una rendita presunta solo per il fatto che si chiama presunta, credo che sarà la stessa volta, quindi bisogna adesso andare a mettere a regime e questo è un lavoro che ci impegnerà sicuramente per la nostra categoria che fa la parte del leone, come tutti quanti sappiamo in questo campo, e quindi dobbiamo farlo bene, però abbiamo bisogno di farlo in stretta collaborazione con l'agenzia. E quando dico questa cosa dico che c'è bisogno ancora di rettificare una serie di errori, lemi che devono avere la situazione del catasto in Campania, o meglio, non ho grandi dati da tutta la regione, ma credo che per essermi confrontato con gli altri presidenti, credo che effettivamente un po' di problemi ci sono dappertutto e allora la presenza dell'ingegnere Fratelli, quale va il mio saluto e il mio ringraziamento per la partecipazione, per essere sempre attento alle nostre richieste che facciamo spesso, quindi di attrezzare gli uffici affinché possano recepire tutti gli altri aggiornamenti, ma oltre a questo far sì che gli atti propedeutici a fare gli atti di aggiornamento, cioè l'allineamento delle mappe, l'allineamento delle linee, siano effettivamente
un fatto molto più facilitato. Quello che io colgo nella mia provincia, ma credo che sia un po' diffusa tra la regione, è che abbiamo ancora delle grosse difficoltà da questo punto di vista. E allora credo che l'agenzia sia raggiunto un risultato abbastanza confortevole per quanto riguarda le case fantasma. Adesso bisogna concentrare le energie in questa fattispecie. E quindi noi diamo la nostra parte, la nostra collaborazione, però vogliamo che dall'altra parte ci sia altrettanto collaborazione. Per cui credo che nel futuro sicuramente abbiamo da mettere a posto questi fabbricati, almeno per questo scorcio di anni avremo ancora possibilità di lavoro su questa parte, e dobbiamo sforzarci anche affinché questo lavoro sia fatto nel miglior modo possibile, che appunto poi i cittadini abbiano delle rendite giuste e possano pagare, se parliamo di fiscalità, i giusti tributi secondo l'ideale da loro che ci sono. Noi sappiamo che molti centri storici parlano di comune per non creare problemi o perplessità, in comune nel centro storico ci sono ancora tantissimi fabbricati organizzati con categorie A6, A4 e A5. Credo che mi sembra giusto che poi i fabbricanti che sono in campagna in questo momento e sono stati scovati con fabbricanti fantasma siano organizzati in Galluna e chi sta nel centro storico abbia ancora una rendita bassa e quindi fare dei tributi veramente minori, credo. Quindi credo che sia opportuno che tutti quanti noi insieme dobbiamo fare questi sforzi. Credo di non occupare altro tempo e mi riservo poi se mai di intervenire durante il percorso se ce ne sarà bisogno. Grazie a tutti. Chiaramente sappiamo bene che in platea ci sono persone che vengono anche da altre regioni, da altre province, e ci piace calarci su queste realtà territoriali perché possono anche essere un po' un modello, comunque ci danno comunque occasioni di confronto su problemi che, come diceva poco fa possono essere, il presidente Tartusso, possono essere comuni a molte realtà italiane. In questa chiave che io introduco i saluti di Francesco Amendola, presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Salerno, chiedendo anche a lui, pur appunto darci quelle pillole di cui prima parlavo, di dirci un po' qual è la situazione nella sua area di competenza. Buongiorno a tutti, io innanzitutto in qualità di padrone di casa sono contento e ringrazio e saluto tutti i presenti. Abbiamo una vasta platea, come dire, eterogenea, c'è tutta la Campania, una parte del Molise, il presidente Molinari quando qui in Pullman con un bel gruppo, c'è un iscritto di Sassari che poi dopo avrei il piacere di conoscere perché ha affrontato un bel viaggio e qua, quindi significa che l'argomento del tema lo abbiamo centrato. C'è il mondo della scuola. Io personalmente ho invitato qui l'Istituto Tecnico Geometri di Palo di Salerno, che è seduto lì in fondo, un gruppo di ragazzi che seguendo il 4-5 anno sono venuti a seguire qui questo evento, perché noi probabilmente ci rivolgiamo, anzi sicuramente ci rivolgiamo anche a loro, ai più giovani, perché vogliamo che questa nicchia di lavoro possa essere, come dire, aggredita da chi deve iniziare la professione. Saluto ovviamente il Consiglio Nazionale che è presente qui con due esponenti, anche voi ce l'avete sentito, poi ci sarà l'intervento finale del consigliere Fodesto, e hanno creduto anche loro in questo convegno, in questa manifestazione. Saluto anche l'amministrazione comunale di Salerno che è presente con Antonio D'Alessio, che è il presidente del Consiglio Comunale, ma non a caso lui non viene qui semplicemente a rappresentare l'amministrazione, ma viene a parlarci di fiscalità sul territorio. È un argomento atteso, tutti quanti ci aspettiamo delle grosse novità. Saluto l'Agenzia del Territorio che è presente con il dottor Fratello, ma ci sono qui seduti in platea il direttore con i dirigenti e funzionari dell'Agenzia del Territorio, al quale va il nostro saluto affettuoso, con il quale
ufficio ci confrontiamo quotidianamente per i noti problemi anche recenti di cui non parleremo oggi, ma avremo modo poi di discuterne in un altro momento. Ovviamente il saluto va anche a Mirko Mion del CSC, che è quello che è stato un po' il primo due di questa iniziativa che sta portando avanti in tutta Italia, e poi ci parlerà un po' anche di quella che è la storia del geometra fiscalista. Finiti i saluti che mi erano d'obbligo, vengo alla domanda della nostra moderatrice. La nostra professione è una professione che viene attaccata in questo momento, ci dicono che ci sovrapponiamo ad altre figure professionali, è vero, non è vero, lo vedremo, stiamo discutendo di riforma, i nostri vertici di categoria si incontrano periodicamente con i vertici di categoria delle altre professioni, sia di tecnici diplomati che quelli laureati, per cercare di tracciare insieme una riforma che possa anche quindi livellare queste punte di conflittualità. Noi ci vediamo e auguriamo a tutti un buon lavoro affinché tutti possiamo lavorare e dare il nostro contributo alla società come liberi professionisti, così come abbiamo fatto fino adesso. Il geometra fiscalista che cosa significa? Il geometra che si interessa di attività fiscali è un'anomalia per noi geometri che siamo abituati a fare l'edilizia, a misurare la terra, a confrontarci con il territorio. Io credo di no, sono convinto del contrario in verità, perché di fatto lo facciamo già. Noi se eseguiamo un'attività edilizia poi la portiamo al completamento con l'accatastamento, ma non finiamo là, poi siamo i consulenti del notaio delle compravendite, ci interessiamo di agevolazioni fiscali, di agevolazioni IVA, quindi in sostanza qualcosa già la facciamo, possiamo approfondirlo. Mi raccontava Bion ieri sera, ci siamo incontrati, ci sono dei territori della nostra Italia, lui la conosce bene perché l'ha girata in questi anni per portare questo argomento, dove i geometri si interessano della compilazione dei modelli unici del 730, qualche geometra ha aperto un centro dei centri CAF per la raccolta in piccole realtà comunali dove probabilmente un centro CAF non c'è. Io dico perché no, visto che noi siamo sul territorio, vediamo la realtà territoriale e siamo a stretto contatto con i cittadini, più di ogni altra professione tecnica. E quindi lo stretto contatto con il cittadino, con il contribuente, ci porta ad accogliere tutte le loro esigenze e potremmo essere un ulteriore anello di collegamento tra il cittadino utente e la pubblica amministrazione. È una sfida che può essere accolta sia dai giovani che adesso si affacceranno tra qualche anno al mondo del lavoro, e noi dopo questo seminario pensiamo di organizzare un corso di approfondimento, pensiamo di organizzare un workshop, pensiamo di destare l'interesse e dare degli strumenti per far sì che questo davvero possa avvenire. Chiudo evidenziando quali sono gli argomenti che trattiamo oggi. Ne avete letti nella domandina, parleremo di realtà catastale odierna, e quindi poi abbiamo qui il nostro illustre relatore che più di lui potrà dirci qualcosa. Riforma degli estimi catastali è un argomento da approfondire, sicuramente se si farà sarà un'innovazione, come dire, epocale, perché si parla di equità e equiparare i valori dell'immobile alle rendite, quindi significa che non avremo più un catasto reddituale ma un catasto basato sul valore patrimoniale. Non commento se è giusto, se è bene o non è bene, probabilmente va fatto qualcosa che tenga in piedi le due cose. Potremmo avere una rendita basata sul reddito e un valore basato sul valore patrimoniale dell'immobile, però questo non sta in reddito, aspettiamo le autorità dello Stato, le istituzioni, qui abbiamo dei validi esponenti dell'Agenzia del Territorio che saranno chiamati a fare questo lavoro dal governo. Il governo ci chiede, ha stabilito dei punti, l'equità dei valori patrimoniali del bene, la rideterminazione della classificazione dei beni immobiliari, il superamento del sistema vigente per categorie e classi. Noi siamo qui, noi siamo gli operatori, aspettiamo delle norme, speriamo che siano delle norme chiare in modo che possiamo davvero, come diceva il Presidente Santosusso, anche livellare questo
questa non congruità nei valori tassati e far sì che ci sia anche un'equità di tassazioni. L'ultimo si parla della viaggio fissa, anticipo solo, poi ci sarà il nostro consigliere nazionale protesto che la presenterà. Viaggio fissa è l'ultima associazione nata nel seno della nostra categoria e si interessa di fisco, è stata realizzata di recente, nel mese di febbraio, uno scelto Salerno e io ne sono onorato per la presentazione ufficiale. È un anello di congiunzione tra il fisco e il geometra e chiedo a tutti di prestare attenzione alla giornata odierna, perché davvero da questi incontri potrebbero venire delle novità importanti per la nostra attività professionale. Ringrazio tutti per l'attenzione e buon proseguimento. Dedicata alla professione di geometra fiscalista, ci sono stati appunto degli interventi di saluto, ma come avevo chiesto inizialmente, effettivamente ci hanno già lasciato in pillole cenno a temi che poi vorremmo svilupperemo nient'altro. Abbiamo fatto accenno alle esigenze, nuove esigenze della fiscalità locale, alla formazione del professionista, alle opportunità per la gestione dell'attività professionale, alla necessità di fare un grosso lavoro, in particolare in alcune realtà, per accatastare bene immobili e terreni e quindi far valere i principi di equità. Abbiamo fatto accenno alle esigenze dei giovani e in conclusione, insomma, è chiaro che ci stiamo occupando di una professione, come dicevamo dal principio, una professione antica, ma che vuole innovarsi. Io ora eviterei di ripetere la presentazione di tutti i relatori, non me ne vogliono, ma l'ha fatta molto bene Amendola, citando le persone sedute qui al tavolo e anche elencando gli argomenti di cui si occuperanno. Per cui passerei direttamente, farei una presentazione di volta in volta, ma al tema, ecco, parlavamo di opportunità di questa professione. Queste opportunità sono state molto ben colte da CSC Gruppo Più, che propone, promuove la figura del geometra professionista, del professionista e fiscalista da un po' di tempo, preoccupandosi anche di dare uno spessore, dei riconoscimenti, delle competenze specifiche a questa figura. E ne parla in maniera molto appassionata il dottor Mirko Mion, che è il presidente del Centro Servizi Contribuenti, e a cui do subito la parola perché ci introduca nel vivo del nostro tema. Cercherò anch'io di fare una pillola, quindi di dire. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio per la presentazione che ha fatto il consigliere Biantedosi, e ringrazio per l'ospitalità il comitato che ci ha concesso, il comitato interregionale Campania Molise, ringrazio Geometra Santo Suosso, ringrazio per l'organizzazione il Collegio dei Geometri di Salerno, quindi ringrazio il presidente Amendola, un ringraziamento anche particolare allo staff del presidente Amendola, una persona in particolare, la signora Angela, che è stata veramente il Deus ex machina che ci ha permesso di essere qui quest'oggi. Il mio intervento di quest'oggi non ha sicuramente la presunzione di essere uno studio antropologico sulla figura del geometra fiscalista. Il raccontare un pochino la storia, un po' come si fa, spero che possa essere coinvolgente, un po' come quando ci facevano i nostri genitori da bambini, spero di non, con questo di non addormentarvi, però. Il mio intento, e anche qui colgo l'esortazione del presidente Amendola,
è quello di mettere in evidenza che l'attività di assistenza fiscale prestata dai geometri è un'attività, è una competenza tipica, tanto quella che voi svolgete nel campo dell'edilizia. C'è una canzone di Francesco Di Gregori che dice "La storia siamo noi", dove dice che la storia che troviamo sui libri è quella che c'era rappresentata con i generali, con i grandi imperatori, però la storia è creata dalle persone comuni, e io aggiungerei questa canzone non c'è, dai professionisti. E questa è un po' la storia che professionale che parte da lontano del geometra fiscalista. Io innanzitutto vorrei un pochino riportare quella che è l'etimologia della parola geometra, che è la stessa etimologia della parola geometria. È composta da due parole greche, la prima geo, la seconda metros, quindi terra e misura. E quindi qui un po' ci evoca quella che è la prima funzione del geometra, che anche l'Italia era poi l'agrimensore, che è un misuratore. E da qui quindi parte un pochino questo percorso del geometra fiscalista. Chi è il geometra fiscalista? Noi abbiamo avuto modo di verificarlo in questi anni, e ormai sono molti, perché è dal 1996 che abbiamo dei rapporti con la categoria. Abbiamo avuto modo di comprendere che è una figura che riesce a sommare le competenze tecnico-immobiliari a quelle fiscali. Abbiamo altresì avuto modo di comprendere anche che tra le attività che sono riconosciute e ascritte alla categoria, oltre a quelle che insomma sono un pochino, sicuramente, questo è un dato certo, un dato di fatto, più nell'immaginario collettivo, quindi quelle legate al comparto dell'edilizia, troviamo anche le competenze di tipo fiscale. Le ritroviamo all'interno degli stessi studi di settore, di cui poi ci parlerà sicuramente in modo dettagliato e molto più preciso il dottor Brunello. Li trovavamo nei precedenti studi di settore, arrivo di 17, nel studio di settore UK03U, lo troviamo questa menzione nello studio di settore attuale, arrivo di 19, che dice tra le attività svolte dei geometri c'è quella della compilazione della dichiarazione dei redditi. Altresì quello che mi fa anche piacere affermare, giusto per dare importanza a quella che è l'attuale figura del geometra fiscalista, di là di quelli che sono stati i riconoscimenti che abbiamo avuto negli ultimi soprattutto due anni, e addirittura Wikipedia, che è un'enciclopedia che credo tutti conosciamo, un'enciclopedia online, ha inserito come voce enciclopedica quella del geometra fiscalista. Anche questo è un riconoscimento a cui noi ci teniamo molto a mettere in evidenza. Dicevo che il geometra fiscalista non è un'invenzione dei nostri giorni. La fiscalità è sempre stata nelle corde dell'attività del geometra, tant'è vero che siamo, e qui parte un pochino la storia, siamo nella metà del Settecento e a Milano i geometri, allora li chiamavano già così, di Sua Maestà Cesarea, a questi geometri veniva chiesto di garantire, così come viene chiesto ai geometri del terzo millennio, che riprende un pochino il titolo del nostro convegno, di garantire a chi paga le tasse il giusto allineamento tra la richiesta fiscale e il valore reale del bene e la sua redditività. Qui, come diceva il Presidente Santosuosso, è un'esigenza fondamentale. Facciamo un salto in avanti, siamo nel 1861, domani tra l'altro la nostra Italia compierà 151 anni, perché il 17 marzo festeggiamo dopo 150 anni un altro compleanno dell'Italia. E nel momento in cui Vittorio Emanuele II si trovò di fronte alla Unità d'Italia, dovette necessariamente trovare un sistema omogeneo di imposizione fiscale. Già allora, come oggi, la maggior parte, allora praticamente tutte le imposte, venivano percepite attraverso l'imposizione fiscale nel comparto immobiliare, quindi nei terreni e nei fabbricati. Peccato che quando
erano i 7 stati, si trovarono ben 9 compartimenti catastali: Piemonte, Liguria, Lombardo Veneto, ex Ducato di Parma, Piacenza, Ducato di Modena, Reggio Toscana, lo Stato Pontificio e l'ex Stato Napoletano di Sicilia e Sardegna. Ogni compartimento catastale aveva una serie di catasti differenti, un totale di 24 catasti c'erano all'epoca. E quindi regnava sovrana la disomogeneità. E quindi per poter avere un sistema omogeneo di imposte che potesse quindi dare una, diciamo così, corretta, quindi una perequazione di tipo fondiario, venne istituita nel 1286 la prima legge, la legge Messadeglia, o legge della perequazione fondiaria, che di fatto ha fatto nascere il primo catasto unico italiano, che aveva proprio la caratteristica di essere un catasto geometrico, particellare, allora non probatorio, e aveva una funzione squisitamente fiscale. E chi ha chiamato allora Vittorio Emanuele II a misurare e a censire nel primo catasto urbano tutto il mondo immobiliare della neonata Italia? Ha chiamato quello che era la versione ante litteram dell'attuale geometra, l'agrimensore, che nasce quindi, riprendiamo quelle parole, etimologie della parola, della parola geometra, atto a misurare. Ma misurare con quale finalità? Una finalità esclusivamente di tipo fiscale, di imposizione fiscale. Bene, facciamo un salto in avanti, ci ritroviamo, siamo nel 1929, passano 40 anni e la figura dell'agrimensore lascia posto a quella che l'attuale è dal 1929, no? Con il regio decreto 274, viene istituita la professione del geometra, e ai voi ancora oggetto oggi, come dire, in qualche modo di necessità di revisione, no? Di discussione che io sento, perché frequento la vostra categoria in modo intenso, direi quotidianamente, il problema è quello delle competenze che risalgono al 1929. E tra queste competenze troviamo le competenze nelle materie tecniche, giuridiche, fiscali, economiche, chiaramente legate ai beni agricoli. Perché? Perché ci troviamo in un'Italia di tipo rurale. Pensate che nel 1929 l'80% del PIL era costituito dall'attività agricola, e le imprese agricole raccoglievano il 90% della manodopera, quindi di fatto siamo di fronte ad una quasi totalità della forza lavoro. E qui di nuovo troviamo un richiamo importante sulle competenze fiscali del geometra, questa lettera H che dice: funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie. Ma tra le 16 lettere che compongono tutte le competenze del regio decreto ne troviamo anche un'altra, quindi dalla A alla R troviamo anche un'altra lettera, che è la lettera I, che parla di bilanci delle scorte. E anche qui ritroviamo nei bilanci chiaramente una funzione di tipo fiscale, di tipo contabile. E altresì abbiamo all'interno del percorso scolastico che viene fatto dagli allora geometri e da coloro i quali poi si affacciavano alla fase successiva, alla fase universitaria, l'estimo, che tutti avete studiato. All'interno dell'estimo troviamo materie di tipo giuridico, di tipo contabile, di tipo fiscale, e quindi anche qui in qualche modo il tema della fiscalità, dell'assistenza fiscale fatta dalla categoria, si ripropone. Abbiamo la fase del ventennio, finita la fase del ventennio, siamo alla fase della bellica, quindi c'è questo grosso spazio di nuovo temporale nel quale in qualche modo viene valorizzato e
sistemato l'impianto del catasto edilizio urbano, che ha sempre questo grande ed è sempre improntato la valorizzazione del ruolo di supporto alla fiscalità immobiliare, ma cosa accade subito nella fase post-bellica? È necessario ricostruire l'Italia bombardata e quindi la grande, come dire, il gran numero di professionisti geometri viene chiamato a fare che cosa? Un'attività di progettazione. E quindi, diciamo così, lascia un po' da parte quella attività che in qualche modo storicamente abbiamo visto che era scritta proprio alla figura prima dell'agrimensore, del geometra dopo, quella della misurazione, inizia a fare un'attività di tipo valutativo, progettuale. Qui siamo di fronte ad una situazione nella quale c'erano pochi ingegneri, c'erano pochi architetti, non è che oggi ce ne siano moltissimi, la nostra categoria, per quanto mi è dato sapere, è la categoria con il maggior numero di professionisti operativi sul territorio nazionale. E quindi vengono chiamati i giovani per svolgere questo tipo di attività. E in qualche modo, dicevo, un po' questa attività legata alla fiscalità viene un po' messa nel cassetto. Qui siamo in una fase di nuovo storica nelle quali la fiscalità del geometra inizia ad essere, come dire, l'attività di assistenza fiscale del geometra, di nuovo nella fase in cui i cittadini iniziano ad avere l'esigenza di compilare le prime dichiarazioni dei redditi. E proprio perché, in qualche modo, riconoscono nella figura del geometra storicamente un interlocutore che gli aveva fatto quindi tutte le schine preventive, gli aveva fatto la progettazione, gli aveva fatto la costruzione, gli aveva fatto la sicurezza del cantiere, gli aveva fatto l'accatastamento e nell'accatastamento necessariamente gli aveva dato la rendita fiscale. Quindi gli ha chiesto: ti occupi tu della mia dichiarazione dei redditi? Questo è accaduto ed è quello che abbiamo appurato in una sorta di indagine, come dire, sociologica, un po' intervistando in giro per l'Italia, le posso assicurare in tutte le parti d'Italia, che appunto ci hanno detto questi geometri, che oggi vi posso dire, può essere un numero piccolo, un numero grande, così ogni cosa vista da una prospettiva diversa può avere una dimensione diversa, ma per noi sono tanti, soprattutto perché abbiamo iniziato questa attività di regolamentazione del geometra che fa attività di assistenza fiscale da non più di un anno e mezzo. Oggi noi abbiamo oltre 500 vostri colleghi che sono diventati dei centri raccolta e che svolgono a tutto tondo l'attività di assistenza fiscale. Poi ci ritroviamo negli anni 90 e qui abbiamo una sorta di flashback, no? Quindi qui si riscopre la fiscalità del mattone, no? Che oggi dice un articolo molto carino di Cristiano Dell'Oste, del Sole 24 Ore, oggi dà la fiscalità sul mattone qualcosa come 53 miliardi di euro allo Stato. C'è una stima di questi 53 miliardi di circa 21 miliardi, 20 miliardi e 800 milioni, soltanto riferita all'IMU. E pensate che quando nel 2008 l'IMU era ICI dava un gettito di circa 9,2 miliardi. Quindi pensate all'importanza della fiscalità legata al mattone, all'interno chiaramente di una revisione di tutto quello che sarà, come dire, in qualche modo la revisione delle rendite, degli accatastamenti. E qui il dottor Fratello sicuramente ci darà qualche notizia, qualche, noi speriamo qualche novità di prima mano. Certo, mi ha detto prima, sono sceso questa mattina di corsa da Roma, speriamo ci porti qualche novità. Scusate, ma le freccine mi... Eccole qui. E adesso arriviamo un po' alla nostra storia, poi viene ai nostri giorni, no? Quindi nasciamo noi. Noi abbiamo questa società, l'acronimo CSC, Centro Servizi con Contribuenti, è una società di servizi di un CAF regolarmente costituita, cioè qui esiste tutta una normativa che parte dalla legge 413 del 91, e anche qui permettetemi un pochino un piccolo saltino, non tanto indietro per ritornare alla storia del giorno
fiscalista, ma un po' nella nostra storia. Noi com'è che abbiamo avuto modo di approcciare il primo geometra fiscalista? Beh, noi nel 1996 ci occupavamo di dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati, e nel nostro studio arrivavano dei professionisti con delle pile, non so se qui da voi si dice così, comunque dei pacchi di dichiarazioni modello 730, e noi li prendevamo, li inserivamo per fare l'invio di queste dichiarazioni. E lì ho cercato di capire chi fossero questi professionisti, ho scoperto che erano tutti geometri. Inizialmente non ci ho ballato, poi il numero è cresciuto, credevo inizialmente fosse una strana vocazione del nostro territorio. Noi veniamo da Ivrea, credo che voi ricorderete questa città perché è abbinata al nome di una famosa fabbrica, prima di macchine da scrivere e di computer dopo, che oggi insomma non abbiamo più, è la Olivetti. E l'area che sta attorno ad Ivrea si chiama Canavese, e credo che fosse una strana vocazione del Canavese. Nella realtà ci siamo guardati un po' più attorno, per noi era già un grande mondo uscire dal Canavese, andare nella provincia di Torino, e ci siamo resi conto che c'erano un numero ragguardevole di geometri che si occupavano di modelli 730, di ICI allora, anche nella provincia di Torino. Abbiamo guardato un po' più oltre Cuneo, il Piemonte, e ci siamo resi conto di fatto, volgendo un po' lo sguardo, un po' di qua, un po' di là, che erano in tutta Italia. A questo punto però abbiamo voluto capire qualcosa di più, e supportati da persone veramente interessate a monitorare, a comprendere la dimensione di questo fenomeno, il presidente Savoldi, di Giorgio Traforesto, abbiamo attivato un'indagine conoscitiva, e attraverso la collaborazione dei collegi territoriali di tutta Italia abbiamo inviato un questionario. Il questionario poneva tre quesiti molto semplici. Una domanda diretta: ci interessava sapere, svolge attività di assistenza fiscale, sì o no? La seconda domanda: conosci dei colleghi che svolgono attività di assistenza fiscale? Di nuovo sì o no? E la terza domanda aveva così un intento più indagatorio e più di prospettiva, ed era: a fronte di una formazione adeguata, saresti interessato a svolgere questa attività? Beh, posso dire innanzitutto che abbiamo ricevuto oltre 4.000 risposte, e chi si occupa di statistica sa che è un campione assai significativo, se pensate che le indagini demoscopiche ne fanno con 100-200 telefonate, ci danno indicazioni di voto, se sale o scende Monti o Berlusconi. E alla prima domanda, ti occupi dell'assistenza fiscale, ben il 10,1%, infatti il 10% ha risposto di sì. Il 25%, quindi un geometra su 4, ha risposto di sì alla seconda domanda, significa che un geometra su 4 conosce un collega che fa questa attività. Io te volevo anche puntualizzare che queste 4.000 risposte ci sono arrivate dall'intero territorio nazionale, da nord a sud, da est a ovest. Allora, quella che poi ci ha veramente stupito, favorevolmente stupito, è stata la percentuale di risposta sì alla terza domanda. Oltre il 41% di questi 4.000 geometri ha detto che, a fronte di un'adeguata formazione, avrebbe voluto intraprendere questo tipo di nuova per loro disciplina professionale. E qui poi vedremo questa seconda indagine, e da qui chiaramente non potevamo rimanere fermi, noi eravamo ancora ad uno stadio, per così dire, embrionale, avevamo avuto i primi contatti col Consiglio nazionale, però di fronte a questi numeri abbiamo fatto immediatamente due cose. Una, il 28 di dicembre 2009 abbiamo firmato una convenzione che permettesse a coloro i quali, quindi geometri esperti in materia fiscale, di poterlo svolgere innanzitutto in modo corretto da un punto di vista normativo. Oggi non mi dilungo perché i tempi sono stretti, ma è fondamentale comprendere che questo tipo di attività, per chi la fa, deve essere rigorosamente rispettosa della normativa che parte da questa legge, la 413, e al di là di tutte le circolari che ogni anno escono, e arriva fino al decreto ministeriale 164 del 31 maggio 1999.
Noi abbiamo messo a punto una soluzione che abbiamo chiamato soluzione integrata, integrata perché alla base ha questa risposta di tipo normativo, ma dall'altra parte non potevamo soltanto dare una soluzione normativa, cioè una legittimazione a svolgere questa attività. Abbiamo messo a punto anche degli strumenti che sono che la formazione, l'aggiornamento, un sistema che è un applicativo da poter utilizzare per poter inserire le dichiarazioni, un contadesk che potesse dare sempre le adeguate informazioni per poter gestire le pratiche fiscali dei clienti dello studio. Di fronte poi, permettetemi, al di là del dato percentuale, che se dovessimo fare un calcolo su circa 100.000 giochi creativi, il 40% ci dice di voler fare, sono dei numeri, insomma, ci fa girare la testa, ma a me ha già fatto girare la testa su 4.000 risposte che il 40%, quindi 1.600 geometri, intendessero attivarsi nel settore dell'assistenza fiscale per i propri clienti. Allora a questo punto abbiamo un'area di fatto che chiamiamo una seconda convenzione, ma che ha fatto nascere i percorsi formativi. Quindi abbiamo messo a punto dei corsi, un corso di fatto che è convenzionato con la fondazione, che è un cosiddetto corso base che permette con 3 moduli di 5 ore di poter avere chiaramente gli elementi di base per poter intraprendere, diventare centro raccolto e intraprendere l'attività di assistenza fiscale. Abbiamo poi condotto una seconda indagine, non più su un campione allargato, abbiamo preso un panel di 145 geometri, per così dire già alfabetizzati rispetto all'attività fiscale, cioè i vostri colleghi che o già si occupavano di dichiarazione dei redditi oppure che avevano partecipato a momenti informativi, quindi erano già alfabetizzati rispetto a questo tipo di attività. Abbiamo fatto una serie di domande, qui non mi dilungo, ma due elementi sono scaturiti di nuovo importanti, perché il nostro metodo è cercare di raccogliere dalla base attraverso queste indagini che confluiscono all'interno di un osservatorio di tipo sociologico. Se voi andate sul nostro sito cscgruppobio.it troverete il rapporto di analisi che specifica in modo dettagliato anche per aree geografiche qual è la dimensione di queste risposte. Abbiamo avuto un'indicazione importante da parte della categoria, riceve un aggiornamento costante, quindi non soltanto l'aspetto dell'assistenza verso i propri clienti, ma anche l'esigenza di avere delle indicazioni per la fiscalità dello studio. E tant'è vero che oggi l'intento è quello proprio di allargare anche verso questa funzione, no? Sempre all'interno di quella che è la fiscalità. La seconda indicazione è stata quella della costituzione di un'associazione di categoria, e qui è nata Atletis, di cui ci parlerà il geometro Foresto. Mi fanno segno di stringere, cerco di stringere, stringo tutto. Allora, vediamo un pochino, siamo alla fine, benissimo. Diciamo che in questo momento sicuramente di qui vado verso la conclusione. Il binomio catasto e fisco ritengo che sia il binomio vincente. Ritornando quindi al 1861, all'esigenza di una maggiore perequazione fiscale, una nuova redistribuzione delle imposte, questo è molto importante, è necessario che ci sia una figura che sappia interpretare come unico interlocutore tutte quelle esigenze che il cittadino e soprattutto, non ricordo se è stato il geometra Santo Suosso, soprattutto il cittadino che viene piccolo paesino, che non ha interlocutori come i grandi CAF o il dottore commercialista, ma che ha bisogno di un punto di riferimento per ricevere delle risposte, dicevo il geometra sicuramente è soggetto in prima fila per poter dare questo tipo di risposte a questo tipo di richiesta. Qui concludo dicendovi ancora una cosa con grande franchezza e con grande serenità. Io vi ho raccontato un po' questa storia, vi ho raccontato un po' chi siamo noi e cosa abbiamo fatto noi per la categoria, però mi fa piacere anche dire quello che abbiamo imparato da voi, che abbiamo imparato molto girando l'Italia. Ho imparato una cosa fondamentale,
Ho imparato che siete una categoria di persone estremamente precise, forse perché parlate righe, no? Quindi non ci sono, c'è una grande precisione. E quindi nella gestione delle dichiarazioni dei redditi abbiamo trovato altrettanta precisione e altrettanta rigorosità nello svolgere questa attività. Ho imparato che siete dei professionisti concreti che non si disperdono in chiacchiere, che lavorano sulla quotidianità. Ho imparato che non siete, siete dei professionisti lontani da quel modello un po' old fashion, no? Del professionista autoreferenziale che sa un mucchio di cose, no? Ma che si butta sempre nella mischia. Quindi è con queste parole che io vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione così numerosa. Grazie a tutti. Queste specificità della professione che sicuramente sono importanti per definire un'identità. Prima di tutto vorrei salutare come due presenti in sala, il presidente Antonio Landi, presidente dei Veriti Agrari di Salerno, e Guido Petri, presidente dei Veriti Industriali di Salerno. Dopodiché, visto che adesso si è disegnata un po' questa figura di colonno, questo tipo di competenze, soprattutto alcune esigenze di formazione, entriamo poi nel dettaglio delle singole funzioni che può svolgere e degli ambiti della sua competenza. Si parla molto del binomio fra Catasto e Fisco. Santo Sosso ha detto che è un'esigenza di equità quella di rivedere esattamente con giustizia i valori catastali, e qui abbiamo con noi l'ingegnere Vittorio Fratello, che è direttore regionale dell'Agenzia del Territorio della Campania e della Basilicata. Su questo tema io gli chiederei di intervenire per dirci che cosa ora c'è da fare in Italia per rivedere le valutazioni catastali degli immobili, per fare equità. Noi stiamo accettando una pressione fiscale oltre ogni limite, perché sappiamo che questo paese e la sua economia va risanata. Questo è un lavoro, un aspetto importante, quello della revisione del catasto, per realizzare appunto dei principi di equità fiscale. Saluto innanzitutto i rappresentanti del Tribunale Nazionale dei Geometri, saluto naturalmente il Presidente Santo Suosso e il Presidente Amendola rispettivamente dei comitati interregionali e provinciale della Campania del Collegio dei Geometri. Saluto naturalmente tutti gli altri convenuti e illustri relatori e saluto voi i geometri della provincia di Salerno e di altre province e gli studenti che sono intervenuti anche a questo vostro incontro. Dunque, mi sono state preliminarmente rivolte delle domande. Non era, diciamo che per quanto riguarda la richiesta del Presidente Santo Suosso, è vero, noi stiamo procedendo in questi anni, voi sapete che il catasto ha subito un'evoluzione rispetto ai cenni storici a cui faceva riferimento il Presidente Mion poco fa nel suo intervento. E quindi il catasto ormai è una realtà informatizzata con i fondi di mappa ben realizzati, però effettivamente questa gran mole di lavoro fatto in questi ultimi anni richiede delle attività ancora di completamento, come l'allineamento delle mappe e delle ditte, per le quali noi stiamo procedendo in termini piuttosto veloci. Certamente teniamo presente
istanza che le categorie professionali, oltre che nostra esigenza per dare un catasto perfettamente trasparente e funzionalmente adatto a tutti i professionisti che se devono apparire, possa naturalmente possiamo raggiungere questo obiettivo. Le novità, devo dire subito un fatto, che cioè leggevo anche io, devo dire, nonostante vengo da Roma, però voi sapete che le novità per quanto riguarda la riforma dei valori praticamente stimati, i valori catastali, è un qualcosa che il governo attualmente in carica ha nei suoi obiettivi, ma leggevo anche io sui giornali che sono in addirittura d'arrivo. Certamente hanno chiesto a noi, l'agenzia, tutta una serie di elementi, però prima che questi possano essere, diciamo, se non viene pubblicato il testo di riferimento di quello che si vuole raggiungere, noi al momento sappiamo che si cercherà di puntare a dei valori unitari medi, ma perché lo leggiamo dai giornali, non è un'anticipazione che io faccio per conto dell'agenzia, e dei valori unitari medi per comuni oppure per zone omogenee, certamente aderenti a quelli che possono essere i valori reali. Ma ripeto, questo perché lo leggo dai giornali, è una riforma che è addirittura di arrivo, dopodiché si sapranno i dettagli. Il mio intervento però, approfittando anche della presenza di tutti i professionisti della provincia di Salerno, verso su quello che è un risultato che voi avete letto sui giornali in questi giorni, l'emersione di quello che erano i cosiddetti immobili fantasma, nel senso che erano immobili esistenti fisicamente sul territorio ma privi di rendita, sconosciuti innanzitutto al fisco e privi di rendita catastale. Ed è su questo principio, che è un principio chiaramente di equità fiscale, che dal 2006, diciamo, considerando l'anno di passaggio praticamente da quello che erano gli adempimenti a cui erano tenuti, diciamo quindi che la svolta è avvenuta nel 2006. Nel 2006 si è passati da un catasto nel quale dovevano presentare gli accatastamenti proprietari e quindi dovevano agire entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al dispositivo primo decreto legge 262 del 2006, poi convertito nella legge 286, con il quale praticamente è stato dato incarico all'Agenzia del Territorio di individuare questi immobili, quindi far emergere questo sommerso immobiliare in forma, diciamo, di evasione o di elusione, come lo vogliamo chiamare, del fisco, e quindi l'Agenzia del Territorio, adottando i mezzi a disposizione, che ora vedremo come si è fatto, ed era su questo che volevo puntare il mio intervento, vediamo appunto come si è proceduto affinché questo anche ai giovani diciamo studenti geometri che presenti in sala possono partecipare.
partecipare o vedere. Quindi diciamo che la svolta si è avuta con le ultime disposizioni di legge nelle quali praticamente è stato dato mandato quindi all'Agenzia del Territorio. Allora l'Agenzia del Territorio, bisogna dire che in questi anni ha proceduto quindi alla vettorializzazione delle proprie mappe. Se diciamo questo processo non fosse andato avanti, evidentemente non avremmo avuto quegli strumenti tecnologici che abbiamo oggi per poter procedere. Cosicché si sono adoperate, come potete vedere nelle immagini, delle ortofoto con risoluzione fino a 50 centimetri al terreno. Dopodiché si è potuto quindi utilizzare sulla base di queste ortofoto quello che era il modello digitale del terreno che vedete nella foto, nell'immagine numero 2. Bene, la differenza tra i due modelli, la ortofoto e l'immagine digitale sul terreno, marcando la differenza tra quello che era lo stato della superficie e quello che emergeva dal terreno, sono venuti fuori tutti questi rilievi. Ora, questi rilievi dell'immagine numero 3 comprendono sia muratura, quindi sia fabbricati, sia verde, con l'ausilio delle immagini all'infrarosso. Tutta la parte del verde è stata individuata e quindi è stata esclusa, rimaneva quindi il fabbricato in rosso. Si è marcato il centro di ognuna delle sagome così individuate, dopodiché si è riportata e quindi si è costituita una mappa dei centroidi. La mappa dei centroidi è stata sovrapposta all'ortofoto per verificare se semplicemente la posizione e dopodiché praticamente si è riportato tutto quelli che sono i puntini centroidi dei fabbricati che esistevano sul territorio e si è confrontata con la cartografia catastale. Ebbene, con questa sovrapposizione o dei centroidi o dei fabbricati, i cui centroidi erano appunto il centro, con la mappa catastale è emerso immediatamente quali erano i fabbricati che erano stati regolarmente denunciati, quindi presentati tipo mappale e a catastato, e quelli che erano i fabbricati che invece non avevano subito questo, questo adempimento. E quindi è iniziata l'operazione, attribuzione della rendita presunta. Ma non si è provveduto solo all'attribuzione della rendita presunta, perché è stato dato ai proprietari che si sono avvalsi notevolmente dei professionisti. Ora vedremo in qualche slide successiva. Sono stati dati quindi, ecco, il fenomeno delle particelle che con quel sistema, a cominciare dal 2006, abbiamo cominciato a individuare. Ebbene, a settembre del 2010 avevamo 2.228.000 particelle relative a particelle relative ai mobili cosiddetti fantasma. Ecco, questi immobili per questi adempimenti è stato dato, quindi vediamo, scorro velocemente per vedere un po' lo stato dell'attività. Quindi dalle 2.228.000 particelle e si è passati praticamente alla... è stato dato tempo fino al 30 aprile 2011. Voi sapete che nel 2010, nel corso del 2010, all'inizio del 2011 ci sono stati anche degli spot televisivi serali in cui veniva invitato
i cittadini proprietari, quindi di particelle e quindi di fabbricati non accatastati, a regolarizzare le loro posizioni. Peraltro negli anni dal 2007 in cui è iniziata questa operazione fino al 2010 sono stati oggetti la maggior parte dei proprietari di questi immobili che non erano stati accatastati ma che ormai non sfuggivano più al fisco come individuazione, hanno la stragrande maggioranza, hanno avuto anche l'avviso e la notifica di regolarizzare i propri la loro proprietà. Si è arrivati fino al 30 aprile 2011, c'è stata una gran corsa e qui anche l'ufficio di Salerno è stato uno di quegli uffici che veramente purtroppo hanno dovuto subire il contrapporto di quest'ultima corsa a regolarizzare da parte dei proprietari più diligenti, mentre invece come potete vedere rimanevano ancora al 30 aprile 2011 1.162.000 particelle relative a fabbricati privi di rendita catastale e quindi ancora sconosciuti al fisco. Iniziata quindi quella procedura di attribuzione della cosiddetta rendita presunta. Ora, la rendita presunta, cercherò di essere molto breve, come ricordava il geometra Santosuosso, è una rendita che evidentemente, essendo presunta rispetto a quella definitiva, praticamente ha un inconveniente di fondo. Ora io faccio scorrere un po' lentamente le slide, vi sintetizzo il principio. La rendita presunta è stato dato incarico di procedere all'Agenzia del Territorio con i mezzi che aveva a disposizione, è passata quindi sulla individuazione attraverso una portofoto dell'immobile e quindi sulla possibilità di una proiezione di quella che era l'ingombro del fabbricato al terreno, conoscendo secondo delle varie zone e dei vari comuni quelli che erano, distinguendo tra categorie abitative, magazzini o praticamente altre categorie come le categorie B, come gli edifici commerciali o gli edifici industriali, ripartendo quindi questo valore per quello che era lo standard, quindi questa consistenza di proiezione per quello che era lo standard del valore medio o del vano oppure dei valori unitari riferiti tutti alla annualità censuaria 88-89, si ha una attribuzione naturalmente surrogata anche dalla verifica effettivamente, perché con una proiezione dall'alto non si riesce a vedere la natura del fabbricato e quindi i tecnici dell'Agenzia del Territorio hanno dovuto effettuare tutta una serie di sopralluoghi. Per questo hanno chiesto anche la collaborazione delle categorie professionali e devo riconoscere che tra le categorie professionali e in particolare per la provincia di Salerno, proprio la categoria professionale dei geometri è quella che diciamo hanno dato anche una mano in questa attività attraverso, voglio dire, dei propri iscritti che hanno aderito a questa attività a favore dell'Agenzia del Territorio e quindi resa insieme ai nostri tecnici. Quindi voglio dire, la rendita presunta evidentemente non è una convenienza per, in particolare per gli immobili abitativi, ma un po' per tutti quanti gli immobili. È chiaro che assumendo sia dei valori medi sia dei valori praticamente, chiamiamo così, proprio ampiamente lordi di rendita rispetto
rispetto a quella che può essere la rendita derivante dalla presentazione di una planimetria in cui si ha la definizione ben più contenuta della consistenza degli appartamenti o di altre unità, non è un affare per il proprietario, nel senso che la rendita ora presunta che gli verrà notificato, al di là del fatto che comporterà anche degli oneri e delle sanzioni, in ogni caso rimane una rendita nella stragrande maggioranza dei casi superiore a quella che sarà poi la rendita definitiva quando dovrà comunque procedere a regolarizzare le proprie posizioni. Ora, che dire, le sanzioni sono previste a carico dei proprietari e verranno ora notificate unicamente a queste rendite presunte che l'Agenzia del Territorio, per quanto riguarda la campagna al 31 dicembre del 2011, aveva attribuito, aveva la rendita catastale a ben 129.607 unità immobiliari, per un valore complessivo di circa 79 milioni di euro di rendita catastale che veniva evasa sotto le varie forme, per cui si aveva il dato complessivo nazionale, lo avete letto anche dagli organi di stampa, ammonta praticamente a 472 milioni di euro che sono state, che sarebbero state evase e poi in parte sono state evase per gli anni precedenti, dove è vero che non c'era l'ICI dal 2008, ma c'erano le seconde case e c'erano gli altri fabbricati, c'era comunque ancora l'IRPEF e c'è il sistema poi della rotazione degli immobili. Ora, come si procederà? Siamo alle soglie della notifica di questi immobili ai proprietari. Verranno notificati naturalmente presso l'albo pretorio dei comuni, si avranno 60 giorni per prendere visione di queste che sono le rendite e verranno notificate presso gli albi pretori, verranno pubblicati i nominativi degli interessati e le particelle che sono state oggetto quindi di accertamento. Dopodiché, per un discorso di privacy, è il nominativo dell'interessato che ha titolo per poter accedere presso l'albo del comune dove è zippato, ma bisogna avere poi nel dettaglio, deve essere il soggetto proprietario accertato, può prendere visione della rendita catastale che riguarda il suo immobile, altrimenti ad altri, rendita naturalmente catastale presunta. Ecco, una precisazione innanzitutto, le 129.000 unità immobiliari, 129.607 per la campagna, è il risultato non solo dell'emersione del fenomeno delle case fantasma, ma anche di fabbricati che erano stati fantasma, fino al 2010, ma i proprietari, avvalendosi dei professionisti, quindi molti di voi presenti qui in sala hanno fatto questa attività, hanno presentato, quindi ci sono stati adempimenti spontanei da parte della proprietà, quindi l'insieme di questa operazione ha portato alla fine del 2011 al risultato, quindi rendite definitive e rendite provvisorie, a quell'insieme di dati che vi ho esposto. Ora, altre cose? Prego. Sì, sì, concludo, anzi, concludo velocemente.
dicevo, noi, l'Agenzia del Territorio ha fatto questo sforzo dopo aver cercato di fare tutta una campagna, una serie di inviti alla proprietà di mettersi in regola. E diciamo che la maggior parte dei cittadini hanno provveduto, avvalendosi delle categorie professionali, immagino, anzi non immagino, so per certo, perché siete i nostri, cioè siete i più assidui frequentatori, chiamiamolo, se si può usare un termine, i nostri più, diciamo, i maggiori clienti di quello che è il servizio catastale. Per cui, diciamo, fermo restando l'impegno che da diversi anni forse ci può riconoscere, io cito il Presidente Santo Suosso perché lo conosco forse da più tempo tra i convenuti qui presenti, noi stiamo cercando di portare avanti, stiamo procedendo, quindi l'invito che avviene, che è stato, che viene a noi mosso, io lo accolgo, naturalmente lo rappresenterò a livello centrale. Noi naturalmente ci auguriamo che le categorie professionali con cui abbiamo sempre, vorremmo sempre averlo più intenso, un discorso di collaborazione con i collegi, abbiano naturalmente la pazienza, perché noi stiamo evolvendo, stiamo cercando di dare un prodotto all'altezza dei tempi, ma siccome siamo uomini, anche noi naturalmente può darsi che commettiamo degli errori, oppure qualche volta non siamo sufficientemente, per voi diamo l'impressione di non essere sufficientemente disponibili. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto. Ingegnere Fratello, e quindi per chi aveva finora avuto una casa non riconosciuta, non iscritta al cadastro, chiaramente c'era una spesa non molto piacevole, poi ci avete lavorato, come dicevo, il fenomeno. Ora c'è un altro aspetto del problema, è un altro momento difficile per tutti, per il paese, e ci aspettiamo tutti una stangata sulla proprietà immobiliare. Chiederei ad Antonio D'Alessio, Presidente del Consiglio Comunale di Salerno, di indicarci qual è l'indirizzo del Comune di Salerno, come si comporterà, perché ci siamo tutti interrogati.